Denji caro, sono pronta ad assegnarti una nuova missione. Ma certo, signorina Makima, farei di tutto per lei. Qualsiasi cosa, dici? Vediamo un po' come sta il mio caro vecchio amico Denji. Ehi, ma cosa... Zio Pera, ti trai. No, perché, fratello? Ok, paci paci, la signorina Makima ci ha affidato una missione molto importante, adatta solo a di duri come noi, cazzo. Perciò impegniamoci. Ma certo che sì, padroncino Dennis. Puoi dirlo forte, fratello. Dai, caso andiamo. Ed eccoci qua, siamo arrivati. Il nostro nemico, si tratta dell'uomo fettuccine Alfredo. È un tipo tosto e pericoloso. Mi sembra proprio un nemico temibile. Fa molta paura, direi. Io sono fortissimo! No, la paura lo rende più forte! Ehi, Denji, attento! Ehi, che male! Paci paci, non ce la faremo mai! Lui è troppo potente per noi! Invece no, aspetta un attimo. Paci paci, forse un modo esiste. Dovremmo ricorrere alla motosegata. D'accordo, Denji, sono pronto! È il momento della motosegata! Sì, cazzo, tu mi capisci! Yuppi! Io sono l'uomo motosega e sono pronto a segarvi tutti. Affrontate la furia della potenza della motosega. Complimenti, Denji. Oh, grazie tante, signorina Makima. Bella Fra, vuoi mica un passaggio da noi per caso? La signorina Makima non mi convince per nulla. Ehi, ma cosa... Cosa sta facendo? Ecco, lo sapevo. Sta utilizzando il povero Denji per le sue malefatte. Oh, signorina macchinina, che cosa ci sta nascondendo? Ma che diavolo! Oh, piccolino, quanto mi dispiace. Però adesso sei a conoscenza di fin troppe cose. È il momento di farla finita. Dispiace tanto, ragazzo. Ma non poteva finire altrimenti. Io. Signorina Himeko! Già, sono proprio io! Bella, Fra! Bella!